Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura qua su Tomb Raider 2. E intanto che faccio il salvataggio di inizio episodio, ho deciso per il momento di mantenere la voce che sentite, ok? Quindi senza l'eliminazione dell'eco acustico. Perché per ora non ho ricevuto nessun commento in merito. Quindi vuol dire che per il momento vi va bene anche questo tipo di voce. Ok, se poi in futuro dovesse dar fastidio non sentirsi bene, allora a quel punto vado a modificarla di nuovo e riportarla com'era. Però se non ho sentito male, non si sente quell'eco fastidioso, durava pochi secondi, quindi alla fine non è che era così fastidioso, ok? Però magari alcuni poteva dare fastidio. Qua sento un rumore che non mi piace. Che è sto rumore? Saliamo, allora siamo a un segreto, no, due segreti, ok, ne manca uno da recuperare, però continuiamo la nostra esplorazione, altrimenti qua, ok, bisogna andare di qua. Dovrebbero essere quei ragnetti, comunque, almeno dal rumore sembra di sì, quei ragnetti. Oh, sì. Questo me lo ricordo, questo pezzo, ragazzi, me lo ricordo. Dunque, allora, qua bisogna fare un paio di salti pericolosi, che è facile appunto morire perché sì. Si cade di sotto, come potete vedere, andiamo a perdere la vita praticamente. Quindi dobbiamo fare un salto all'indietro, nel mentre girarci a mezz'aria e riaggrapparci alla scala dietro. Un po' di difficile, ok, una cosa del genere. E si muore con un bug, tra l'altro, veramente fantastico. No, non c'è, bisogna fare così, sì, però non bisogna andare là. Che cosa che io credevo invece fattibile. Che cavolo bisogna andare, scusate. No, Lara, no, vai su. Ah, forse più in qua. Beh, comunque. Ah, ok, là. Sì, che volendo qua possiamo anche fare una cosa del genere. Ah, è tutto qua. Me la ricordavo molto diversa questa cosa, sapete? Me la ricordavo molto diversa io, questo passaggio. Allora, questo sicuramente andrà a crollare. Si vede di già. Allora, bisogna buttarci in modo che di non morire. Quindi proviamo. Così. Uno. Due. Oh, c'è le cose. Vai. Uno, cioè uno, capito? No, dice 3, 4 munizioni da uno. Che poi risponderebbero boh a due colpi, però insomma, a fanculo, cioè a questo punto non ci andavo nemmeno se lo sapevo. Dio buono. E che cazzo è? A parte mi vado a recuperare la salute. Che male non fa. Poi bengala, perché appunto bengala, altrimenti non si vede niente. Ah, ok, possiamo anche fargli qualcosa. E c'è una leva. Io prima di tirare la leva voglio fare questo. Giù, prima di tirare la leva, la verticale qua ci vuole, no? Per questa puntata l'abbiamo
L'abbiamo fatta. Boh! Guarda dove cazzo era la leva che apriva quella porta lì. Bisogna tornare in culo indietro. In culo indietro. Fino a... a... al coso. No, Google di maledetto. E a quanto pare ci siamo già. Yuhu! Ci siamo! A quanto pare c'è anche l'aquila, se vi ricordate, che abbiamo... l'abbiamo lasciata qua al giron solare. Se non c'è qualche bestia peggio che esce da quelle porte. Qua. Se non c'è l'aquila, è una cosa molto interessante. C'è il fatto che... ah no, eccolo. C'è l'aquila. Ok, c'era, c'era. No, stavo dicendo appunto, se non c'è l'aquila, perché noi abbiamo abbandonato l'aria, è una cosa interessante e anche strana. Invece, fortunatamente, c'è. Ok, forse queste statue si muovono. Però non ne sono sicuro al 100%. O si attivano, sicuramente. Magari non sotto così l'area, che dice? Prendere munizioni. Immaginavo che si attivavano. Ok, quindi... ok, bisogna prendere un oggetto che ovviamente noi non abbiamo ancora. Quindi si va di qua. Vai su. Qua si sale di nuovo su. E si sale ancora su. Dove capiteremo? Chi lo sa? Chi lo sa? Oh, salti! Salti, salti, salti per evitare la lava. Molto interessante. Dunque, beh, credo che il primo sia da là. E non così. Non bisogna fare così, andare direttamente nella lava. Alla fine non è tanto complesso. Basta fare così. 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 E ci si tira su. Giusto? Ah, è andata bene. È andata bene. A andare di là, dunque, faremo un salto lungo, presumo, eh. No, cazzo, Lara, meno male che si può ritornare su e non si muore. Meno male, c'è partito l'analogico e è caduta di sotto invece di fare il passo indietro. Al piano, Lara, mi raccomando, ok. Oh, brava, 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 brava. Bravissima. Ah, cazzo. Cos'è? Oh, vita! Ma non ci si fa. No! No, cazzo. Ho paura che bisogna lasciar là quella vita, sapete? Perché altrimenti non ce la facciamo. Non ce la facciamo, ragazzi, non ce la facciamo. È ghiotta, è quella vita lì da prendere, è quel piccolo medikit, è veramente molto molto ghiotto. Facciamo un attimo una cosa. Ora io voglio riprovare a
riprenderla, ok? Però questa volta riprenderla del tipo vado avanti, tiro la leva, torno indietro, la recupero, ok? No, non così, beh, no, non sbattendo la testa in quel modo. Proprio no. No, sbatte la testa, via, non nemmeno se scivoli un po' più in basso. Devi cadere e niente. Purtroppo. No, niente. Bello questo, ce l'abbiamo fatta per un pelo, mi ha ferito però ce l'abbiamo fatta proprio per un pelo, bellissima. Sono anche contento, cazzo, abbiamo anche preso il medikit piccolo. Beh, se c'era lì comunque, allora era la classica trappola che dice impossibile prenderlo in tutti i modi ed è fatta apposta per farti morire, ecco, però... O altrimenti il modo c'era di recuperarlo e poi fuggire dalla trappola. Bellissimo, bellissimo. Brava Lara, porca puttana. Poi non so che cazzo c'è. Allora, vediamo un po'. Ah. Massi? Che cadono, presumo. Infatti, immaginavo. Tutto qua. No, non è tutto qua, non è tutto qua. Pensavo invece che era dall'altra discesa lì a sinistra che arrivava il masso. O pensavo che era una cosa tipo continua, che venivano, che cadevano massi in... Vale, continuazione. Beh, a questo punto se ne cade solo uno basta fare tipo così. Ah, sei stronzo. Ma se io ti frego e vado di qua? Fregato, hai visto? Vai Lara, vai che stiamo andando alla grande. Non stiamo andando alla grande. Ma proprio manco per il cavolo. Non stiamo andando alla grande manco per un poco. Tra l'altro ho sentito anche tipo il rumore di una porta che si chiudeva, che si apriva un po'. Comunque, allora, il secondo si evita abbastanza easy in questo modo. Il terzo sì. Il terzo si evita così. Cosa c'è là? C'è roba là? Ah no, pensavo che c'era un spazio che nascondeva qualcosa, qualche... No, segreto no, perché so dov'è il segreto, quindi non è questa la zona. Ci arriveremo a prendere anche l'ultimo segreto, non vi preoccupate, tanto dobbiamo andarci per forza. Ok. E tutto buio, non si vede nulla. Oh merda. Taglierine, ragazzi, taglierine. Almeno io a mio padre le chiamava taglierine quando ero piccolo, quindi poi non le chiamo per sempre così. Sì, ma io volevo anche accendere non solo salvare, volevo anche accendere una bengala proprio per vedere. Ok. Che cazzo di posto è? Leva. Buia tiro, eh.
Ah, salve. Salve cara tigre. Certo, tigre. Cara tigre, io credo che ti farò fuori con il fucile a pompa. Modo di tutto tranquillo, molto easy. Però se tutto andiamo a vedere che cavolo c'è di qua, no? Scusate. Allora, non sono in questa stanza, io parto così, però. Allora, mi equipaggio già il fucile. Boia a due colpi, due al minimo, per ammazzarlo. No, Lara, cazzo, non devi prendere il bengala. Devi tirare la leva, giù. Bene, non abbiamo più munizioni per il fucile. Ora questa tigre sarà venuta da qualche parte sicuramente. Credo che è spawnata dal nulla, credo. O comunque se l'aveva aperta una porta. Che cazzo ha fatto sta leva? Non ha fatto niente. Dov'è sta taglierina? Brutto posto. Ve l'ho detto che era brutto questo posto, ragazzi. Che il livello di platforming del gioco, andando piano piano avanti, arrivava a dei livelli tosti. Veramente, veramente. Vedi che bisogna anche andare giù, eh? No. Sì. Bene. Quindi, bengala alla mano. E si va giù. E si va. Beh, non in questo modo, Lara. Prima di tutto. Giù. Cos'è che ti butti così a piso morto? Dai, bengala, forza. Accendi sto bengala e poi graffiti a sta scala. Sei pronta? Oh. Tosta. Morti. Che cazzo di trappola. Di trappola maledetta. Allora, non bisogna andare troppo basso, perché altrimenti ci ammazza. Quindi è meglio saltare qua così e buttarsi così. Cura, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, perfettissimo. Brava Lara. Brava Lara. Così ti voglio. Ah, nuova zona. Trappole, oh merda, vanno a non finire. Sente quel rumore, boh, che cazzo sarà. Beh, qua basta andare di là, superare sto pezzo ora e andare di qua, giusto? Aquile o aquila, cioè se c'era un... non lo so. Oh, ce n'è due. Ah, di, guarda dove cavolo siamo, boh. Siamo qua in cima. Ah, prima di tirare sta leva io salvo, perché so ormai com'è questo cazzo di gioco, capito? Prima di tirare la leva, succede il trabocchetto. Arriva la peggio gente, non è una leva ma è una porta. Perfetto, non ci... Beh, non ci vedo nemmeno io sul lato. Bravo Fede, non ci vedi nemmeno te. Che cazzo era quello? Comunque, approccio molto, molto interessante. Meno male che è lontano da tutto, così almeno aprire la porta. Ah, quella là in fondo. Quella no.
Beh, basta andare. Sei richiusa? Cazzo, è a tempo? Davvero? È a tempo davvero? No. Sa di sì invece. Eh sì. Era a tempo. Era a tempo, ragazzi. Ah, beh. Dunque, una stanza del genere con una porta del genere a me mi sta dicendo gioco, te entri, la porta si chiude, addio. Cioè, proprio addio. Che mi sta ferendo? E se io provassi... Ah, vedi bastardi. Vedi? Forse però è abbastanza alta per... Porca troia. Funziona, ma tipo sono... Sto morendo veramente male. Quindi mi curo. Però ha funzionato, cavolo. Però ha funzionato. Ecco, se il livello della lava era un po' più alto, che io andavo a morire, questo pezzo era tosto. Però è tosto uguale, perché mi andavo di adesso. Di qua. C'è una porta. Non ho capito cosa fanno queste leve. Cioè, il primo alza. Oh, chiaro. Quindi devo pigiare un bottone, andare a pigiare quell'altro e correre come un dannato. Prima che la porta si chiude, chiaro. Ma sei stronzo allora, gioco, porca puttana, dillo. Che sei stronzo, scusa, allora qui, qua, e si corre. No, Lara, puttana Eva. Oh merda. Allora, siamo arrivati alla zona dove c'è da prendere l'ultimo segreto. Che cazzo abbiamo ottenuto? Sigillo del drago. Sì, ok, l'immagine è quella di un drago. Allora, ora per prendere l'ultimo segreto, vediamo se me lo ricordo dov'era. Ho bisogno di andare tutto dall'altra parte. Che non è di qua. Io non mi ricordo. Ah, intanto andiamo a vedere che c'è qua. Perché non lo so mica, io non lo ricordo. Che c'è qua? Vabbè, va. Oh, ragni. Ragnetti. Ah, ok, sì, era necessario. Era necessario. Ora, adesso, possiamo... Ah, è vero, mi ricordo perfettamente dove era. Munizioni buone, cavolo, vieni. Allora, il segreto è sopra una di queste travi. Quindi bisogna andarlo a recuperare. Tanto faccio un salvataggio per sicurezza e poi aiuto. Non è quel che bisogna andare. Almeno non è là. Però
Vediamo se col salto così si riesce. No, nemmeno col salto così. Allora bisogna andare davanti. Venire qua e poi saltare di là. Porca troia, Lara, però. Dai. Non ci fossilizziamo in questo punto, Lara, ti prego. Ti prego, ti chiedo solo questo. Non ci fossilizziamo in questo punto, eh. Ok. Pula la testa del drago. Mi deve dar fastidio. Porca puttana, Lara, no! No! No, Lara, no! 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 Non deve andare lì. Maledetta testa di drago. Allora. Voglio provare a andare di nascosto. E io ci provo, ragazzi, eh. Ok, qua va. Oh, ora. Dove andare? Dove andare? Vediamo un po'. Se devo su un punto perché non vorrei aver fatto la cazzata di dover rifare il pezzo prima del coso, eh. Bene, bene, bene. Siamo morti la prima volta che si muore con queste, con le piattaforme. Ah, ho proprio sbagliato il salto. Ho proprio sbagliato il salto. Perfetto. Perfetto. Ora va. Meglio! Ma per un cazzo meglio, sono morto. Ah, maledetto platforming, maledetto platforming. Facciamo così, allora, siccome qua bisogna fare tutto quanto di corsa, ok, di corsa proprio. Uno, due, vai qua. E si muore. Curiosa la cosa comunque. Molto curiosa la cosa. Ah, perché bisogna fare cos'ha? Aiuto! Aiuto! Porca puttana! Dai, cazzo! Vai! Voglio solo il segreto, non è che voglio il chiedo questa cosa. Oh, qua volevo venire. Cadi? No, tranquillo. È là il segreto, eccolo. Dove cavolo è il segreto? Calmi, ce l'ho fatta. In qualche modo ce l'ho fatta. Ora. Dov'è l'altra piattaforma? Eccola qua. Quindi non devo fare altro che fare così. Oh, bene. Bene, bene. Vai. E abbiamo preso l'ultimo segreto di questo. Boh, quante munizioni dell'Uzi. Quante siamo? Ecco, facciamo un attimo il recap di tutto il nostro inventario. Allora, 0 fucile pomeraggio l'abbiamo sempre avuto, ma ne abbiamo trovate poche munizioni del fucile. Forse sono io che le ho usate troppe nella nave affondata. Comunque, 0 del fucile, 1246 delle pistole automatiche, 2775 dell'Uzi, 1079 dell'M16, 42 del lanciagranate, la fiocina, vabbè, la fiocina ormai penso che
non la useremo mai più. 14, 14 bengala, 12 grandi medikit e 14 piccoli medikit. Direi che non siamo messi abbastanza male. Io direi di chiudere qua l'episodio, quindi con questa faccia del drago, eccola qua. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e noi ci vediamo al prossimo episodio di Tomb Raider 2. Ciao!